Colleghi, vi pregherei di affrettare l'operazione di voto. Giuliani, Lattuca, Fusilli. Allora, Lattuca ok, Giuliani non riesce, Fusilli ha votato. Oliverio, Pastorino, Bonafede. Bonafede niente? Ok, Giuliani ancora niente. Ecco, ha votato. Altri che non riescono a votare? La votazione è chiusa. Presenti 330, votanti 325, astenuti 5, maggioranza 163, favori 74, contrari 251. La Camera respinge. Colleghi, scusate, vorrei dirvi che abbiamo degli interventi di fine seduta, quindi chi non è interessato può uscire, però siccome sono argomenti assai delicati, vi pregherei di farlo in modo silenzioso e anche rapido, se possibile. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Amendola. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Vorrei tramite lei, come gruppo del Partito Democratico, ringraziare la Presidente della Camera per aver voluto questa mattina ricordare il 20° anniversario del massacro di Srebrenica. Un massacro che è stato un atto di genocidio, un crimine di guerra avvenuto durante la guerra in Bosnia e Erzegovina. L'11 luglio del 1995 8.372 persone furono trucidate, raccolti, massacrati dinanzi all'inerme e il silenzio dell'Occidente. Oggi al Tribunale Penale Internazionale le 6.414 vittime riesumate ed altre su cui si sta lavorando all'identificazione vede che i capi delle truppe serbo-bosniache guidate da Ratko Mladic con le truppe paramilitari